Simone Bressan, presidente del Golf Club di Settimo. Come ci si avvicina al mondo del golf? Beh, il golf diciamo che in questi ultimi anni è cambiato molto la visione del golf. Una volta era uno sport diciamo per ricchi, uno sport un po' snob. E nel giro di ultimi anni hanno aperto soprattutto qua nella prima cintura di Torino diversi campi pratica che aiutano proprio i giovani e i non giovani ad avvicinarsi al mondo del golf e soprattutto a prezzi molto molto accessibili. Infatti il golf in questo periodo, giocare a golf costa come andare in palestra, quindi è uno sport comunque che è aperto a tutti. Comunque in questa struttura non c'è solo golf. No, infatti abbiamo aperto ormai, sono 5 anni che abbiamo inaugurato questa struttura e abbiamo abbinato sia la parte sportiva del golf, sia la parte della ristorazione con un ottimo ristorante e un albergo annesso. Il bello di questa doppia funzione è che il golfista può usufruire dei servizi del ristorante e allo stesso tempo i frequentatori del ristorante che passano di qua possono iniziare a giocare a golf. Roberto Santolin, come è nata l'idea di creare un ristorante dentro un campo di golf? Ma questa idea è nata con la collaborazione di 2 soci, di valorizzare il ristorante aprendo dentro un campo da golf, avendo una clientela selezionata sia nell'ambito del golf sia anche per eventi, cerimonie come banchetti vari. La cucina è seguita da mio fratello Gabriele, che è lo chef del nostro ristorante. Gabriele, vedo che la tua cucina è internazionale. Sì, diciamo che utilizziamo prodotti che arrivano sia dal nord dove ci troviamo, come le carni piemontesi, fino ad arrivare giù al sud dove compriamo tonni che arrivano direttamente da Mazara del Vallo. Quindi uniamo un po' le cucine dal tradizionale a quello un po' più creativo. È una cucina molto semplice, modifichiamo leggermente il prodotto, proprio lo lasciamo molto integro, cerchiamo di non lavorarlo troppo. Bene, allora adesso andiamo tutti in cucina. Oggi vi preparo un porripo scottato con dei porri croccanti e una crema di bagna cauda. Abbiamo pulito i nostri porri, li abbiamo tagliati e adesso li andiamo a scottare. Nel frattempo abbiamo già fatto bollire il nostro porripo a 100 gradi a vapore in forno per 1 ora circa, pulito e abbattuto. Qui abbiamo una classica bagna cauda fatta con aglio e acciughe. Andiamo a scottare il nostro polipo. Questa è una ricetta che tanti non si aspettano, abbinare il polipo con della bagna cauda. Ma è una cosa semplicissima, abbiamo un polipo, una base di acciughe, quindi pesce su pesce non abbiamo grossi problemi. Quindi una volta i nostri porri cotti, croccanti, li facciamo asciugare. Seguiamo il nostro polipo